Susanna Tamaro torna in libreria con una fiaba moderna sull'amore e la natura, Il grande albero. Ma questo libro è sicuramente una fiaba, un racconto fantastico, ma è una fiaba per tutte le persone che hanno ancora un bambino dentro di loro che si fa domande. È un libro sull'amore per la vita, sul coraggio, sulle virtù che fanno grande la vita di un uomo quando decide di assumerle come valori della propria vita. Forse è il mio libro che amo di più perché è stato un dono così improvviso, così fresco, così inaspettato e così pieno di grazia che non posso che amarlo pazzamente. È un libro che fa sognare, che dà grandi, grandi emozioni. Cosa ti ha ispirato a scrivere questo libro? Ho vissuto moltissimi anni a Roma e ogni volta che percorrevo nel periodo natalizio della conciliazione vedevo questo straordinario albero, questo straordinario abete in mezzo al cemento, alle macchine, alle puzze, alle folle indifferenti. Nessuno si accorgeva della sua presenza. Lo vedevo e soffrivo. Poi l'anno scorso sono andata a fare una passeggiata sulle Alpi e in una radura improvvisamente ho visto il grande albero nel suo habitat naturale e lì mi è scattata la scintilla, il colpo di genio. Ho collegato i due alberi e dal lungo sentimento di sofferenza di questa visione dell'albero tagliato è nata questa storia. Quando l'albero viene tagliato, viene da piangere. Il grande albero è la figura della saggezza, della profondità, della vita vera che c'è in tutti noi, dunque è un po' la nostra vita che viene tagliata. Ci stiamo uccidendo noi stessi, uccidendo la natura, forse per questo la morte del grande albero è la morte anche di noi stessi. Ci sono personaggi indimenticabili e situazioni esilaranti che hanno come protagonisti il Papa, uno scoiattolo e un piccione. Sono personaggi estremamente saggi, perché sono personaggi che parlano con la voce profonda della natura e la voce profonda della natura è una voce saggia. È quella voce che anche noi, se sapessimo ascoltare, potremmo sentire dentro di noi. E per questo forse lo scoiattolo, l'abete e il piccione hanno tante cose da insegnarci, o meglio, hanno il compito di farci riscoprire tante cose che sono dentro di noi. A chi ti sei ispirata per la figura del Papa? Non ho pensato a un Papa in particolare veramente, però sicuramente è stata una fusione degli ultimi due Papi. L'ultimo Wojtyla era un Wojtyla fortemente addolorato e dunque questo smarrimento, ho messo nel personaggio, è ispirato agli ultimi suoi anni. Però è anche un personaggio di grande potenza, ed è un personaggio di cui lo scoiattolo immediatamente si fida perché dice uno che porta sulla testa una pigna, cioè la mitra, è una persona di cui sicuramente ci si può fidare. A chi consiglieresti questo libro? È un libro controcorrente appunto perché questi sono tempi volgari, sono tempi che ci dicono che la poesia è qualcosa che non vale niente, non ha prezzo, non si può comprare, non si può vendere, è inutile. E invece credo fermamente che la poesia sia fondamentale nella vita degli uomini e sia importantissimo riportare la poesia anche nel mondo dei bambini e nei racconti per i bambini e nelle storie per adulti. Il grande albero, il nuovo romanzo di Susanna Tamaro.